siamo all'impianto di Cappello, eh? Impianto di Cappello Portuense. Vediamo quello che succede. Facciamo un'intervista a Robertino. Oh, Robertino, buongiorno, dove ne vai? Sta andando a casino. Dietro di voi il geometra. Geometra Luciano Massiere, il taurino. Apriamo che poi lo rivedremo su internet stasera. No, con la sua licetta, eccolo. Che va a sparecchia qualche cantiere. O vedi atti intimidatori, guarda atti intimidatori questi sono. Poi che ci abbiamo come pesatori? Dove lo mandate? Su YouTube. Mandate. Cioè, l'ingegnere non possiamo fare il cognome per motivi di privacy, per non violare la privacy. Un po' più dritto con la schiena, per favore, così in modo che. I due carichini? Viola. Posso violare? Viola Valentino. Viola. Ecco, lui invece, vabbè, non famo commenti. È carino, È carino. Ma che cosa avete caricato? Che calcio è tutto? Ma non lavora su YouTube. Senti, ma che calcio è tutto qui in qualità? Dove vai? Lo facciamo. Vediamo che Valentino si accinge a prestare servizio con la sua autobetoniera. Robertino, andiamo, sono d'accordo. Ah, sembrava che stava facendo un bisogno fisiologico, invece sta solo osservando l'opera. Certo, la pala è rotta, sì, perché vabbè. Vediamo un po'. Vieni, supporta, dammi supporto, vieni. Allora, stiamo inquadrando adesso la macchina del dottor Supposta, parcheggiata, ancora in una fase di stallo. Ecco che Robertino adesso sale sulla betoniera. Ci hanno detto che oggi, 15 febbraio 2008, il raccordo è tutto attappato, come sempre. Cazzo tua! Perché anziché il grande raccordo anulare è diventato il grande parcheggio anulare. GPA da oggi si chiamerà. Vediamo che adesso dovranno passare minimo 20-25 minuti. Vediamo un altro operatore che si accinge a prestare servizio sulla sua betoniera. Stefano! Questa è una polacca, non è una betoniera. Buongiorno! C'è un quintale e mezzo di cioccolatini dentro quella cabina. Stefano! Ce l'hai? Amore mio, vieni! Ciao la tazza, tutti i giorni vedo la cioccolatina. Ecco che si sposta dal punto di carico, grazie Stefano, può rendere. Ecco che si sposta dal punto di carico.